Ciao a tutti, ciao ragazzi, piacere di incontrarvi, di conoscervi. Con qualcuno di voi siamo già in contatto, ho visto nomi di ragazzi che già ho sentito negli ultimi giorni, quindi insomma è un piacere ritrovarvi anche qua per questo nuovo webinar che è dedicato, come sapete, in particolare sulla vacanza studio. Sarà quello un po' il nostro tema principale di oggi. E in realtà parleremo anche di altro, non sarà solo questo il cuore, tra virgolette, del webinar. Ci saranno anche, soprattutto all'inizio, un po' di informazioni su chi siamo, cosa facciamo, quelli che sono i permessi di soggiorno che noi consigliamo. E io sono Davide, alcuni di voi già mi conoscono, faccio questo lavoro da 7 anni, lavoro dall'ufficio di Milano. E con me trovate alla mia destra, che è la vostra sinistra. Rebecca, piacere di conoscervi per chi non mi conosce già e niente, andremo avanti questo webinar insieme. E non siamo da soli in realtà, perché collegata dal nostro ufficio di Roma abbiamo anche Claudia. Claudia, ci Mi senti? sento forte e chiaro, ciao a tutti, grazie insomma per partecipare al nostro webinar. Perfetto, ragazzi. Ciao Claudia. Allora, due informazioni di servizio, ragazzi. Vi chiediamo innanzitutto di tenere spenti il microfono e la videocamera, di modo tale da permettere a tutti di poter sentire quello che io, Rebecca o Claudia staremo raccontando. E vi avviso anche che, come sapete, questo incontro, questo momento è registrato, quindi avrete già visto, suppongo, un pulsantino con scritto recording sul vostro Meet, sul vostro Google Meet, e quindi questo video sarà da noi registrato, ma già avete accettato con la policy privacy, insomma, a far sì che noi potessimo registrare questo video. Ultima informazione di servizio, per ogni dubbio o domanda, potete anche scrivere tutto quanto in chat. E Claudia, io, Rebecca, vi risponderemo talvolta direttamente in chat, altre volte magari, insomma, se la domanda sarà un po' interessante per tutti, la riprenderemo e ne parleremo direttamente, a tutti quanti, riprendendola, direttamente nel webinar. Io direi di iniziare subito, ragazzi, direi di iniziare con le primissime slide e quindi i primi momenti relativi a questo webinar. Chi siamo noi? Noi siamo Go Study, siamo una realtà che nasce nel 2007, corretto Rebecca? Sì, che Corretto, confermo. hai studiato ormai da qualche mese con noi. E, nasciamo a Sydney in un primo ufficio e poi ci siamo espansi in tante altre città in Australia, Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Gold Coast. E anche appunto in Italia, ma non solo, siamo anche in Spagna, in Francia e in molte altre città, tendenzialmente in tutto il mondo, legate anche al Sud America, piuttosto che a alcune zone, relative al continente asiatico. Il nostro obiettivo, lo sapete, è quello di puntare a creare tutti i presupposti per fare in modo che la vostra esperienza in Australia, in questo caso, ma ci occupiamo anche di Canada, Irlanda, Malta e chi più ne ha più ne metta, sia memorabile. E per far questo crediamo che un lavoro su misura, che punti a cercare per ognuno di voi la soluzione più adatta, offrendo anche una trasparenza netta in termini di costi da sostenere pre e post partenza, siano un po' l'obiettivo e quello che ci ha permesso negli anni da essere scelti da oltre 40.000 ragazzi finora, con oltre 4-5.000 ragazzi supportati ogni anno, chiaramente di tutte le età. Rebecca, quali sono i nostri servizi? Allora, io parlo per quello che è il lato prepartenza, quindi ciò che avviene in Italia, a Roma, a Milano, e con il nostro supporto
Noi facciamo sicuramente una consulenza iniziale per capire qual è l'esperienza che voi vorreste vivere in Australia, quindi che tipo di percorso, di destinazione volete, insomma, qual è, che percorso ambite. Il primo step sicuramente è l'iscrizione, la scelta del corso più adatto a voi in base anche al vostro livello di inglese, e da quello si passa poi alla pratica di visto che gestiamo noi per intero e nonché alla prenotazione dell'alloggio. Ci occupiamo anche di una parte un po' più diciamo burocratica, che sono la SIM e il conto corrente, che sicuramente avere già prepartenza fa molto comodo. Eh sì, è proprio uno di quei punti centrali che, come raccontavamo, ci ha permesso di essere poi attivi in tantissimi uffici in Australia, sono 5-6 al momento, e in tutti questi uffici fondamentalmente il supporto gravita attorno, direi, a due grandi binari. Il primissimo binario, ragazzi, è quello del mio Dio, sono dall'altra parte del mondo, non conosco nessuno, cosa devo fare? E quindi avrete modo di partecipare a una miriade di eventi, la maggior parte di questi gratuiti, per altri invece, se parliamo magari di un weekend nell'isola più vicina piuttosto che nel parco divertimenti sotto l'ufficio, sono gratuiti, in altri casi appunto a pagamento. E il secondo tema riguarda invece un supporto per la ricerca lavorativa dedicato ovviamente a chi punta anche ad accompagnare un eventuale percorso di studio con un'opportunità lavorativa. E come sapete, qualcuno di voi che appunto già è in contatto con noi, per entrare in Australia esistono parecchi permessi di soggiorno e alcuni tra questi danno anche modo di lavorare. Chiaramente serve essere maggiorenne in questo caso, ma insomma poi con una consulenza one to one riusciamo a capire meglio anche questo tema. E chiaramente questo binario include anche tutto quello che può riguardare le prime pratiche, quindi il TFN, una sorta di codice fiscale necessario per legalmente lavorare in Australia, ma anche tutto quello che può riguardare certificati necessari per farlo e chiaramente il come attivare un'assicurazione sanitaria. E parliamo quindi di visti, come accennavo. Il Working Holiday è il permesso più famoso ed è quello che io usai ai tempi quando feci un'esperienza in Australia con un Working Holiday Visa. Considerate che è un permesso che permette di restare in Australia per un anno, ma può essere anche richiesto per un secondo e anche un terzo anno, sia all'interno del primissimo anno e anche nel secondo si va a fare un'esperienza anche di lavoro nel settore primario. È un visto molto utilizzato, che è ideale per esperienze diciamo dai 6 mesi in su, però in alcuni casi può anche essere utilizzato per esperienze un po' più brevi, soprattutto per chi punta maggiormente un'esperienza lavorativa, ed è comunque un permesso che permette di studiare la lingua inglese indipendentemente dal vostro livello linguistico. Ed è un visto che in molti casi è scelto da chi punta un'esperienza per l'Australia, mentre invece se puntiamo più strettamente a un'esperienza di studio, a una vacanza studio, i permessi di soggiorno sono altri due, quelli che noi consigliamo. Quali sono, Rebecca? Ma io partirei dallo student visa, perché è quello che ho richiesto io per la mia esperienza in Australia. Come diceva Davide, questo visto viene richiesto di norma in due casi, quindi se si punta prettamente ad un percorso di studio oppure se si punta ad un percorso che sia sì di studio e lavoro, ma breve, e quindi non si vuole sprecare il proprio anno di working holiday. Vedete un breve recap da quello che è la slide. Il minimo di settimane richieste di studio sono 12, quindi un totale di 3 mesi. Il percorso di studio è obbligatorio perché, come dice il nome, student visa si deve per forza legare ad un percorso scolastico e si può richiedere a qualsiasi età praticamente. Lo student visa permette di stare tanto quanto dura il corso più un periodo
insomma, finale che può variare, che permette appunto il governo. L'altro è il tourist visa, può durare 3 mesi, quindi voi potete stare da 1 minuto fino a 3 mesi, che non è anche, è anche il periodo massimo di studio, si può richiedere anche questo a tutte le età. Attenzione però che con questo visto non è possibile lavorare. Eh sì, è vero, non è possibile lavorare, però ovviamente per chi fa studio sappiamo che non è uno dei punti centrali, mentre invece uno dei punti centrali può essere il perché valutare l'Australia rispetto ad altre mete, Rebecca. Nel senso che ovviamente l'Inghilterra è qui, l'Irlanda è qui, Malta è qui, perché bisogna pensare a un'esperienza di studio in Australia? Ma direi che fondamentalmente i motivi sono due. Il primo riguarda soprattutto quelli che possono essere motivi anche occupazionali, tra virgolette, nel senso che in Australia non è complicato trovare un lavoro, trovate qui qualche dato, e al momento è prevista una crescita occupazionale molto netta, si parla di circa su base annuale, su base quinquennale, perdonatemi, del 7,1%. Ma soprattutto l'altro motivo che potrebbe spingervi è il valutare una meta un po' più lontana da quelle che sono le rotte canoniche. Se pensate a un corso in Inghilterra piuttosto che a Malta, in Irlanda, di cui comunque noi ci occupiamo, certamente il pensare a un'esperienza lontana può anche far sì che ci sia, come dire, che voi possiate incontrare ragazzi da tutto il mondo e sicuramente incontrare meno italiani, meno europei, quelli che sono, come dire, i rating di nazionalità presenti all'interno di ogni singola scuola, chiaramente sono molto più marcati e vari per quel che riguarda l'Australia, mentre invece lo sono ancor meno per quel che riguarda città e mete un po' più vicine a noi. E certamente i panorami e quello che l'Australia può offrire anche da un punto di vista naturalistico, se non anche, come dire, anche architettonico, pensate magari a Sydney, possono anche essere un altro motivo certamente attrattivo e interessante. Corretto, Rebecca? Corretto, corretto, assolutamente. Benissimo. Ma direi, a questo punto però, entriamo già un po' più a gamba tesa su quella che è l'esperienza che tu hai avuto, Rebecca. Vedi, tantissime sono le mete, le grandi città australiane, Sydney, Melbourne, Perth, eccetera, eccetera. Perché tu sei andata a Nusa? Perché? Dov'è Nusa? Dov'è Nusa? Cos'è? Vai! No, io ho scelto Nusa, mi ha supportata Agostari anche nella scelta della meta, perché io cercavo qualcosa, io non vengo da Milano, quindi trasferirmi in una grande città ad appena 18 anni sarebbe stato un impatto veramente forte per me. Quindi cercavo qualcosa che fosse più a misura d'uomo, se possiamo così dire. E soprattutto quando uno pensa all'Australia, normalmente pensa alla natura, ai grandi parchi, all'oceano. E Noosa, in generale la Sunshine Coast, offrono proprio questo. Quindi sono contesti un po' più piccoli, ricchi di natura e una grande biodiversità che ti fanno innamorare. E tramonti, non parliamone. Oh, tramonti di lì a Nusa Sunshine Coast? Sì. Strano, credevo fossero solo di là i bei tramonti, nell'altra parte d'Australia. Io ho vissuto a Perth. Confermo dalle foto, potete controllare, no, veramente le super consiglio. Tante volte si pensa solo appunto a Melbourne, a Brisbane, Sydney, che sono mete stupende, io le ho viste praticamente tutte, però da non screditare anche le cittadine un po' più piccole, soprattutto se cercate contesti, insomma, un po' più a misura d'uomo, come dicevamo all'inizio. Sì, e probabilmente anche se l'esigenza e l'obiettivo è quello magari di fare un'esperienza durante quella che è la nostra estate, giusto, Esatto. Rebecca? Esatto, Perché perché si sta bene tutto l'anno in queste destinazioni, mentre magari in altre parti d'Australia, durante la nostra estate, che è il loro inverno, andate incontro ad un clima, diciamo, non troppo piacevole. Ecco, semplicemente questo. E soprattutto sono anche mete ambite dai turisti australiani e quindi lavori nell'ospitality non mancano.
Certo. E Claudia, non so se c'è qualche domanda in tal caso, ovviamente faccela in prima persona, in caso contrario, insomma, scrivi, rispondi pure te direttamente, dici tu, ecco. Ho risposto in chat semplicemente perché facevano delle domande sul working holiday, cioè fino a che età si può chiedere, come funziona per il rinnovo, quindi ho risposto direttamente perché magari non siamo entrati nel dettaglio sui visti, giusto così per aggiungere questa informazione, si può chiedere fino al compimento dei 36 anni, che è un po' una novità dall'anno scorso. E anche il rinnovo del visto, quindi del secondo o dell'eventuale terzo working holiday, va fatto entro il compimento dei 36 anni. Così ho risposto anche, insomma, un po' dal vivo a queste domande. Se ne arrivano altre, vi interrompo. Perfetto, Grazie. grazie Claudia, grazie mille. Ottimo ragazzi, io mi ero segnato due o tre domande, Rebecca, Vai. che suppongo siano un po' le domande che anche chi ci sta ascoltando ora potrebbe avere. Quindi avevi scelto questa esperienza chiaramente per migliorare l'inglese e perché volevi puntare a una cittadina un po' più piccola, Nusa Sunshine Coast. C'erano anche altri motivi, magari? Ma allora, il motivo principale era l'inglese, nel senso che io comunque uscita da un linguistico, nonostante 5 anni di inglese, non avevo la stessa dimestichezza con la lingua che ho acquisito in 7 mesi in Australia, perché studiare insomma, con degli insegnanti madrelingua e con la mia professoressa, che per quanto brava, Eh sì. è totalmente diverso. Avevo fatto un percorso appunto di studio misto lavoro, ero partita con un corso intensivo di inglese per poi passare a un Cambridge, che è sicuramente un corso un po' più strutturato, un po' più accademico, se così vogliamo dire. E l'avevo abbinato ad un piccolo lavoretto in una gelateria, se può interessare. Ottimo. E riuscivi a ripagarti parte dell'esperienza lavoricchiando oppure no? Assolutamente, sì, assolutamente. Riuscivo, insomma, è stata anche una soddisfazione per me perché chiaramente l'esperienza pre-partenza l'hanno pagata i miei genitori, avevo appena compiuto 18 anni. Una volta lì, pian piano, con il mio lavoretto, ricordo, forse non l'abbiamo detto prima, in merito ai visti, con lo student visa si può lavorare part-time durante il corso, full-time nelle pause, quindi io nel mio periodo di corso lavoravo part-time, nella pausa tra un corso e l'altro full-time, riuscivo a pagarmi il vitto e alloggio, chiaramente senza fare ostriche e champagne tutte le sere. Però ho visto che sei tornata con 70 borse in più, vero o no? Ho dovuto prestare attenzione a No, quello. lì, no, lì, Lì. non si può dire, no, scherzo. No, scherzo, non mi sono data al pazzo shopping, però sicuramente mi sono tolta i miei sfizi, soprattutto anche a livello di esperienze tra surf, piuttosto che esperienze con i delfini, Bello insomma, quello. tutto quello che potevo sfruttare in Australia, ho cercato di farlo. Perfetto, Ragazzi, quindi. vi interrompo un attimo perché c'è una domanda che può tornare utile anche, insomma, per tutti. Sofia Grazie. ci chiede dove è consigliata come destinazione passare l'inverno in Australia lavorando, che potrebbe, diciamo, interessare anche ad altri che stanno seguendo. Ma direi, vado io, Claudia. Secondo me, innanzitutto, bisogna capire che lavoro tu stai facendo, perché ci sono, o che lavoro hai tra le tue corde, quali lavori sono presenti sul tuo curriculum, nel senso che alcune mete sono più adatte di altre per lavori specifici, ad esempio nella costruzione, piuttosto che lavori riguardanti l'hospitality o la cucina. Ogni meta ha i suoi pregi e soprattutto ogni meta può essere più adatta di un'altra, proprio per determinati lavori specifici, per cui bisognerà un po' approfondire questo. Diciamo che in generale per partenze durante l'inverno, mete che noi tendiamo a consigliare per chi punta proprio a un'esperienza lavorativa possono essere Brisbane, possono essere Perth, può essere una Sydney. Io rimarrei su queste tre, anche perché comunque Nusa Sunshine Coast, che sono le mete di cui noi parlavamo poco fa, sono mete molto adatte per chi punta a un percorso di studio e vuole unire al corso un lavoro, non al contrario, nel senso che nascono come comunque cittadine non enormi, sono 35.000 abitanti per Nusa, per esempio, per cui se l'idea è voglio solo lavorare, faccio un esempio.
forse è meglio indirizzarsi verso mete un po' più alte, ecco. Non so se Rebecca, tu avevi conosciuto qualcuno qualche annetto fa in USA che invece era lì per esperienze diverse. No, confermo, sono comunque destinazioni più adatte a chi è interessato a fare un'esperienza, diciamo, non dico fine a se stessa, però insomma dove il lavoro è qualcosa di collaterale al core dell'esperienza, che sia appunto lo studio magari o un'esperienza di fuori in un posto paradisiaco. Poi chiaramente dipende anche da quando si parte, se è alta stagione o bassa stagione. Nel mio caso io ero partita a settembre, quindi dove si va verso la bella e anche l'alta stagione in Australia non ho avuto problemi nel trovare un lavoretto, sì. Perfetto, Aggiungo perfetto. solo due domande su questo sempre della destinazione. Sonia ci chiedeva se avendo solo agosto a disposizione Melbourne è sconsigliata ed Emanuel ci chiedeva se gli inverni australiani sono meno freddi rispetto a quelli italiani. Ma direi, per quel che riguarda la prima, Sonia, in realtà non è sconsigliata Melbourne, perché tu stai andando in una città enorme, una città che è tra le città più vivibili del mondo. Per cui no, non è sconsigliata. Bisogna capire cosa vorresti fare, Sonia, perché comunque a Melbourne ad agosto, certo, avrei modo di vivere la scena degli eventi della città, avrei modo di vivere quella che è un eventuale percorso di studio, certo, però difficilmente vai ad apprezzare anche la natura di una Melbourne, perché comunque come temperatura Melbourne, come dire, nell'inverno ricorda molto una Londra, una Milano. È complicato andare a fare il bagno a dicembre a Milano, al di là del fatto che non c'è il mare, e dovremmo andare a Milano Marittima per quello. L'idroscalo. C'è l'idroscalo, è vero. Però no, forse per la natura meglio puntare ad altre mete. E per quel che riguarda invece gli inverni, tu non hai vissuto l'inverno in Australia, Io non Rebecca? l'ho vissuto, però diciamo che limitatamente alla area geografica del Queensland so che tutti mi dicevano: noi non abbiamo i riscaldamenti perché difficilmente fa così freddo qui, abbiamo delle stufette, quindi non immaginatevi l'inverno col Woolrich a meno 12, sì, però non immaginatevi neanche i 30 gradi. Chiaramente magari si aggirano sui 20, no, appunto non l'ho vissuto, sono partita a settembre, sono tornata ad aprile. Eh sì, l'hai scelta proprio bene. Perfetta. No, io l'ho vissuto a Perth, ragazzi. Considerate che l'inverno a Perth è come essere in Sicilia, nel senso che si è in una città mediterranea come clima, quindi io d'inverno giravo con un bel pile o comunque sia un bel maglione pesante e un giacchettino di pelle. A Perth l'inverno è un po' come essere in Italia a novembre, però quello è l'inverno pieno, non c'era riscaldamento nelle case in cui ero io. In una c'era la possibilità di avere l'aria calda, sì, tramite il condizionamento, però non ci sono i nostri caloriferi, anche perché lì l'inverno dura 2 o 3 settimane, Sì, ecco. dura poco. Esatto. Non so, Claudia, se ci sono altri dubbi, angosce, ambasce, oppure se Allora, procediamo. sì, scusate, nel frattempo stavo rispondendo. Sonia chiede sempre se a fine sessione avremo dei riferimenti per potervi contattare per una consulenza personalizzata. Emanuele, sul tema dell'inverno, tra settembre e aprile non c'è stato l'inverno? Quindi queste sono le due che sono arrivate. E poi un'altra domanda che riguarda il bando dell'INPS, che pure merita una menzione. Quindi cominciate pure a rispondere. Ma sull'INPS direi, Claudia, è tutta tua che conosci meglio di noi quelle tematiche. Sì, per quanto riguarda l'INPS e quindi il bando, dipende, Francesca ce lo chiede, se è il bando per il quale bisogna essere accreditati con l'INPS, perché noi non lo siamo, essendo comunque una società australiana, perché forse all'inizio non l'abbiamo detto, ma Costa di nasce in Australia, a Sydney, e successivamente sono state aperte tutte le altre sedi. Quindi se c'è bisogno di avere appunto un accreditamento all'INPS, no, non lo siamo, quindi non possiamo aiutarvi. Per quanto riguarda invece il tema di Sonia, delle consulenze personalizzate, se ancora non sei in contatto con nessuno di noi, riscrivici sul sito, altrimenti se qualcuno di noi ti ha già contattato, ti basta rispondere alla mail che ti abbiamo inviato e facciamo una consulenza personalizzata molto molto volentieri.
Perfetto, ottimo. E invece, Emanuel, settembre-aprile no, non c'è stato l'inverno, perché considera che in Australia le stagioni sono all'opposto rispetto a come qua in Italia. Siamo nell'emisfero australe, quindi l'estate nostra corrisponde all'inverno australiano e viceversa. Proprio per questo Rebecca scelse una Fatto la meta mossa. calda. Hai fatto la mossa tattica, dai. Sì, esatto. La nostra estate è il loro inverno e poi da lì si va a primavera, estate, autunno. Infatti, tu hai vissuto l'estate, lo vediamo anche un po' dalle attività che avevi avuto modo di fare, giusto, Esatto, Rebecca? confermo. Come diceva Davide prima, Gostadi, laddove abbiamo gli uffici, organizziamo anzi tanti, tanti eventi a cui è possibile partecipare, ma anche le scuole non sono da meno. Nel mio caso, io avevo frequentato l'Exis, una scuola molto valida, mi permetto di dire, e che organizzava diverse extra activities pomeridiane. Potevano essere magari il torneo di ping pong, che come diceva prima Davide è gratuito, ma anche lezioni di surf, come vedete, insomma, nella fotina più in basso, che era a pagamento, ma non più di 10 dollari, per cui insomma cifre esigue per gli studenti. Certo, ma quale sei tu nelle foto, Rebecca? Aiutaci perché qui non si vede Allora, bene. ma posso muovere il No, mouse? non No, si non si puoi, ma non vede. serve a niente. Allora, nella prima gita abbiamo scalato una Raccontacele. montagna, ecco, ovviamente per Ci noi sono le montagne quindi in ci Australia? Ok. sono le colline molto alte. Partendo, insomma, nella foto di gruppo, partendo da sinistra, mi trovate al centro, quindi quarta. Quella subito sotto è la foto dei miei compagni di classe, me con i miei compagni di classe, del Cambridge, che è il corso che ho deciso di seguire. Beh, a surf non mi vedete, mentre nell'ultima foto a destra sto pilotando una barca. Ah, la stai pilotando te? Ma era Esatto. il party che hai vinto? No, Esatto. sì. C'era stato un contest di cui parlavamo poc'anzi, tra l'altro, ad Halloween, che in Australia fa caldo, riconfermo. E avevo vinto questo contest di indovinare quante caramelle c'erano in un barattolo e niente, avevo indovinato e mi avevano regalato un boat party. Dai. Potevo decidere 10 persone, se non ricordo male, da portare con me. Cavolo, non male, dai, 10 persone. Potevi portare anche me, cavolo, però non ci conoscevamo Non ancora. c'eri. Esatto. E ragazzi, aggiungo solo una cosa guardando le foto. Se prendete in esame la foto dei compagni di corso di Rebecca in basso a sinistra, noterete che comunque la classe non è enorme. Se pensiamo magari alle nostre classi, alle superiori, piuttosto che alle classi magari universitarie. Beh, io ricordo comunque classi di almeno 20 persone, chiaramente quelle universitarie, centinaia. Considerate che uno dei criteri che caratterizzano un istituto molto valido da un istituto valido e da un istituto ancora di più, come dire, molto meno valido, è proprio il numero di presenti in classe. Ovviamente meno sono le persone in classe, più l'insegnamento può essere di qualità, perché ovviamente il Confermo. professore può dedicare più tempo a ognuno degli studenti, a ognuno degli alunni. 13 persone, stavo contando poco fa, è un ottimo numero. Considerate che in Australia esiste anche un numero massimo legale che in teoria ogni istituto dovrebbe avere in ogni classe. E l'Exis è una di quelle scuole che portano avanti in maniera, come dire, intensa e seguendo alla lettera i dettami che English Australia, che è il board che racchiude tutte le scuole australiane adatte a studenti internazionali, vanno ad elencare. E sono certo che questo sia Sì, stato di grande aiuto, Rebecca, no? confermo, sì, come dicevo prima, io all'Exit mi sono trovata veramente bene, è una scuola che consiglio al di là delle extra activities, perché comunque ricordiamocelo, siamo lì per imparare l'inglese, ma proprio perché essendo in pochi in classe, massimo una quindicina, l'insegnante poteva veramente lavorare su di te, su di voi, sulle vostre lacune eventualmente, e capire come indirizzarvi al meglio. E tu ti ricordi da dove arrivavano i tuoi compagni di classe? Quali Allora, nazioni più o meno, sì, no, me le ricordo tutte. So che sei Abbiamo, anziano ormai e non ti è ricordi più. passato del tempo. No, abbiamo un brasiliano,
alcuni svizzeri da parti diverse, quindi comunque c'erano diversi svizzeri tedeschi, qualche svizzero francese, c'era una ragazza spagnola che è quella che vedete in basso a destra, una ragazza tedesca e basta, quindi togliamo la Svizzera dal prefisso, quindi no, da diverse parti del mondo, e anche Argentina. Ok, quindi un po' un bel melting pot, Un bel mix. un bel mix. Bene. Di Ragazzi, certo non. vi interrompo, già che stiamo parlando di classi e di corsi. Claudio ci chiede, Rebecca ha menzionato di aver seguito un corso Cambridge. Essendo io in ottica di lavorare per trasferirmi successivamente, è consigliato fare un corso Cambridge o per esempio l'IELTS? Questa è la prima domanda. E la seconda da Sonia, se le classi di inglese hanno delle fasce di età, quindi sono suddivise per fasce di età. Perfetto, ma per quel che riguarda il corso più adatto, secondo me va capito bene quello che è l'obiettivo. Considera che un corso Cambridge, Claudio, va a migliorare molto il tuo livello linguistico. Quindi, se l'obiettivo è Davide, Rebecca, Claudia, voglio migliorare il mio inglese in un'ottica migration, che corso mi consigli? Io ti consiglio un corso Cambridge. Un corso IELTS invece è utile solo nel momento in cui tu vuoi andare a certificare il tuo livello linguistico ed è un corso che è quello che viene richiesto dal Dipartimento di Immigrazione del governo australiano proprio per pratiche migratorie, però ovviamente non permette di per sé come corso di andare a migliorare il tuo livello linguistico perché è un corso che insiste molto su una ripetizione continua, assillante, pedissequa di quello che sarà poi l'esame IELTS specifico. Quindi, bene che la tua ottica è quella di puntare a un'esperienza, come dire, di studio per fini anche migratori, ma va capito anche quello che è il tuo livello attuale per poter poi capire se già un IELTS possa essere la scelta migliore, oppure se allo stato delle cose un Cambridge possa essere il percorso più adatto. Parla con il tuo consulente, che poi sarei io, e approfondiamo bene il tema, Claudio. Vai, Rebecca. Scusate ragazzi, aggiungo altre due domande. Sofia ci chiede, per quanto riguarda il curriculum, c'è bisogno di farne uno in particolare. E poi Feven ci chiede, i corsi sono compresi nel pacchetto Working Holiday o sono a pagamento? Ok. Allora, per quanto riguarda, io rispondo a Sofia, per quanto riguarda il curriculum, i nostri colleghi in Australia vi aiuteranno lato lavoro, quindi col supporto lavorativo che si traduce proprio nella revisione del CV in formato australiano. Non è niente di trascendentale, è semplicemente leggermente diverso e a questo vi aiuteranno anche in generale alla ricerca lavorativa attraverso newsletter di annunci sulla città in cui sarete. Rispondo anche alla domanda sulle fasce d'età. Diciamo che le fasce d'età si autodefiniscono, nel senso che chi è un po' più, chiamiamolo, adulto, normalmente sceglie un percorso di studio serale. E sono quelli un po' più giovincelli che scelgono percorsi diurni, per cui già è un'autodefinizione. Per il resto, in generale, viene inserita nella classe a fronte di un test, nella tua futura classe a fronte di un test linguistico, quindi laddove tutti, a prescindere dall'età, avranno il tuo stesso livello linguistico volto a migliorare. E infatti proprio per questo, Feven, bisognerà, questa è l'altra domanda, capire bene quello che è l'obiettivo della tua esperienza, perché vedo che ci chiedevi appunto se i corsi sono compresi nel pacchetto Working Holiday. In realtà non c'è alcun pacchetto Working Holiday. Il Working Holiday è il permesso di soggiorno che tu potresti valutare se l'obiettivo è una permanenza di almeno 6 mesi con caratteristiche specifiche della tua esperienza. E certamente puoi anche studiare. Esistono poi dei pacchetti Go Study che possono unire oppure meno un corso. Certamente i corsi sono a pagamento, ma bisognerà capire se è realmente quello che tu vorresti fare. Per esempio, il pacchetto Work in English include un corso a un primo alloggio oltre che i nostri servizi. Ma ad ogni modo, insomma, ti consiglio di fare un passaggio con chi ti sta supportando per capire bene quale tra i vari pacchetti che possiamo proporti
possa essere più adatto alla luce delle tue esigenze. In generale, comunque, a meno che tu non sia madrelingua inglese o con un livello linguistico molto alto, valutare un corso può essere utile non solo per approfondire la lingua, ma anche per due altri motivi, che possono essere sia relativi al numero maggiore di contatti, amicizie che tu puoi avere, come anche vedere la scuola, ecco, come un primo trampolino di lancio che può consentirti anche tramite i supporti della scuola stessa di rendere il prima possibile la tua esperienza memorabile. Non so, Claudia, se possiamo procedere, ci sono altre domande, altri dubbi particolari? Sì, questo può essere interessante se c'è la possibilità di fare un test d'ingresso a casa, per avere un'idea del proprio livello. Questa è una domanda interessante. Sì, si può fare un test, va capito bene quello che è il tuo livello di partenza. Diciamo che tendenzialmente se l'inglese non lo sai bene e o se tu non hai almeno un ottimo intermedio, il corso che noi ti consigliamo è uno solo e qui a questo punto non c'è necessità di alcun test. Per invece i livelli linguistici presenti al momento già un po' più alti, sì, un test è, come dire, la soluzione consigliata, indicata, e poi comunque anche la scuola stessa, nel momento in cui tu sarai iscritto e avrai scelto e pagato un corso, ti permetterà di effettuare un test tramite loro e ti inserirà poi nella classe più adatta in termini di livello linguistico più adatto alle tue esigenze, ecco. Possiamo proseguire, direi. A posto. Benissimo, allora la regia ci ha dato l'ok, Rebecca. Proseguiamo con una bella carrellata di foto, perché ovviamente bene l'inglese, bello anche il divertirsi con degli eventi, ma raccontaci un po' di questi panorami che, cavolo, ma che belli. No? Li vedo ora. No, ho fatto un breve recap, magari, di quelle che sono le destinazioni. Vicine a Nusa e a Sunshine Coast, che magari nessuno si immagina perché appunto punta a città un po' più grandi. In generale, il Queensland è abbastanza strategica come regione perché si è proprio a metà strada tra magari una Sydney e una Melbourne, che sono più a sud, e Cairns con la sua barriera corallina, e posti come Fraser Island che vedete in alto e Whitsunday Island, che direi che l'immagine si spiega da sé. Abbiamo un'immagine proprio direttamente dalla Sunshine Coast. Spoiler, le pinne non mi sono servite. Perché sai nuotare o perché non No, hai perché fatto il sono una bagno? frana anche con le pinne. E poi la bellissima Byron Bay, dove trovate il punto più a est dell'Australia. Wow, che figo! Ma ascoltami, ma cos'è quel rudere là, Fraser Island? Cioè, bello, eh? Bello rapporto, però cos'è? Spiegaci. E la barca che stavo La barca guidando di... prima Ah, è quella... è finita così. No, Fraser Island è un'isola che consiglio assolutamente di visitare. È rimasta, diciamo, intoccata dall'uomo, nel senso che non è possibile costruire su quest'isola, è possibile solo visitarla, per cui è la natura nella sua interezza. In sostanza è possibile vedere i famosi dingoes, quindi quei cani Eh selvatici, sì, erano, cioè, riconosco. chiamiamo, giusto. È possibile vedere questo relitto e mare splendido, oceano anzi. E tra tutti i posti, quale ti è rimasto più nel cuore? Dovessi dirlo, quelli che hai visto ovviamente, non quelli che non hai visto. Allora, difficile. Sceglimene uno, dai. Ma direi che non è possibile non andare, un insieme di negazioni, a Whitsunday Island, perché i colori che mostra, insomma, sono spettacolari, veramente bellissimi. Però anche Sydney, Melbourne, tutte le altre città hanno il loro perché sono tutte diverse tra loro. Quindi è anche importante, quando magari fate riferimento a noi, cercare di capire che cosa voi vi aspettate da una città. Quindi se volete più il lato movida, città, negozi, shopping, più il lato natura, se volete che ci sia il mare, così il pomeriggio dopo la scuola andate a rilassarvi, o non è una caratteristica rilevante. Quindi questo è sicuramente importante quando parlate con noi. E direi che te avevi scelto la natura E e avevo anche il scelto la mare. natura. Bene, bene, perfetto.
Ascoltami, Rebecca, beh, abbiamo già un po' raccontato di quelli che possono essere i corsi che noi tendiamo a consigliare, per cui magari andrei a soprassedere su quelle che sono le caratteristiche principali di un corso. Però ecco, se dovessimo chiederti qual è magari cosa ti ha dato in più l'Australia, o cosa, anzi, meglio ancora, se dovessi definire magari in due o tre parole la tua Australia, quali utilizzeresti? Inglese è la prima, perché senza questa esperienza io non riuscirei, probabilmente non sarei qui, ma oltretutto non riuscirei a parlare inglese come parlo ora, e quindi è sicuramente tanto. Direi crescita personale, perché fare un salto di questo tipo, un'esperienza di questo tipo a quell'età non è poco. E ricordi, non so, torniamo sulla natura perché a me è piaciuto veramente tantissimo con i suoi panorami e il suo mare. Perfetto, ottimo, ottimo. Ragazzi, io direi, magari lasciamo spazio a voi. Claudia, se c'è qualche domanda particolare, possiamo già rispondere, perché soprattutto, insomma, se avete qualche domanda diretta da voler rivolgere a Rebecca, che oggi è qui con noi, insomma, per capire un po' meglio cosa possa essere per voi più adatto, e così, insomma, capiamo un po' meglio il tutto. Allora, una domanda che può essere interessante perché non ne abbiamo parlato è se ci si può spostare tramite i mezzi pubblici o se è necessario avere una macchina. Farei una distinzione tra le grandi destinazioni e le un po' più piccole, quindi te la lascio lì per rispondere. Quindi questo è sicuramente interessante. Poi c'era una domanda su come guidare, quindi sulla patente. Ho mandato il link al nostro blog, però magari ne possiamo parlare anche di questo perché è interessante. E ora vado a vedere se posso recuperare qualche altra cosa. Perfetto, grazie Claudia. Ma direi che come patenti di guida, in realtà, come raccontava Claudia, dipende molto da dove si è, ragazzi. Nel senso che per città molto piccole, se vuoi andare a scuola, la scuola è vicina al tuo alloggio, basta una bici, un monopattino, vai a piedi, è tutto molto molto semplice. Suppongo, Rebecca, che tu Io mi andassi a muovo piedi. in bicicletta, avevo preso questa bicicletta usata, Noosa, Sunshine Coast, Byron Bay, sono tutte città che si possono vivere in bicicletta tranquillamente. Esatto, io ragazzi invece sono stato prima a Perth e poi a Sydney. Devo dire che dipende molto, innanzitutto dalla città. I mezzi pubblici di Sydney sono molto più efficienti, per esempio, di quelli di Perth, per cui non è necessario avere la patente a Sydney per muoversi, a meno che voi non vogliate abitare molto lontano dal centro città, e lì una patente può servire. Mentre Perth, con quel che riguarda come dire, aree cittadine non servite né da pullman o solo fino a certi orari da pullman e quelli che possono essere dei mezzi relativi alle metro, che in realtà poi sono due o tre linee a Perth, beh, lì io tendo a consigliare di avere la patente. Per esempio, io comunque una macchina l'avevo perché non tanto non era un problema andare in centro città, per me il problema era più il muovermi al di fuori di quello che era il centro. Tra l'altro, il vantaggio di Perth è che invece in centro città i mezzi sono gratuiti. Per cui anche lì torniamo in sempre in realtà a una domanda che è tu cosa vuoi fare? Capiamo insieme cosa ti piacerebbe fare e poi approfondiamo un po' il resto. E Rebecca, invece per la patente, tu l'avevi usata, non l'avevi usata e come funziona? No, io avevo la patente italiana, ma non l'ho usata, meglio ho provato a guidare, però non ho avuto modo di acquistare una macchina, anche se so da amici miei australiani che mi scarrozzavano in giro, Ah, ti facevi scarrozzare. che è molto facile acquistare un'auto usata. La patente italiana, quando andate in Australia, rimane valida per i primi 3 mesi, dopodiché vi serve una patente internazionale. Per cui se già prepartenza voi sapete di voler acquistare una macchina o un'auto o un van, non lo so, quello che volete voi, vi consiglio di fare un salto in motorizzazione, capire con loro quali siano le tempistiche per ottenere la patente internazionale che sta sotto la Convenzione di Vienna, ricordatevelo. Non altrimenti, no panico, se non riuscite ad avere la prepartenza, potete farvela tradurre ovviamente da un traduttore ufficiale una volta in Australia e su questo vi supporteranno i nostri colleghi Down Under.
Perfetto, perfetto. Aggiungo una domanda a cui diciamo che ci fa Emanuel, a cui Rebecca può decidere anche di non rispondere, come Attenzione. scrive lui. Dammi la mano, Rebecca, che vediamo. No, faccio il filtro, quindi è una domanda che si può fare alle 5. Come hai fatto a diventare una consulente Costati dopo l'esperienza? Curiosità, puoi anche non rispondere. No, allora io rispondo volentieri, ci mancherebbe. Io sono sempre stata un amante dei viaggi, quindi in realtà l'Australia non è stato un viaggio, è stata una vera e propria esperienza, che è la parola penso più usata in questo webinar. Una volta completato il mio, ahimè, 7 mesi, sono rientrata in Italia, ho studiato, ho fatto la mia università e successivamente tra i vari lavori che mi sarebbe piaciuto considerare c'era proprio questo, perché dare l'opportunità ad altre persone di vivere quello che ho vissuto io, tra l'altro conoscendolo, quindi parlando veramente con l'esperienza e conoscendo il posto, mi sarebbe piaciuto tantissimo e quindi ho deciso di chiedere se mi avrebbero accettato. Ci abbiamo pensato, no, scherzo. No, bene. Poi considerate, ragazzi, che chiunque di noi, io, Rebecca, Claudia, ovviamente i nostri consulenti in Australia, ma anche altri ragazzi che lavorano qui con noi, un po' tutti abbiamo fatto un'esperienza breve o lunga in Australia. E certamente questo credo sia un po' il plus, che possiamo offrire, non solo raccontarvi di panorami o di quale meta possa essere più adatta, ma anche capire quelli che possono essere le difficoltà e i dubbi che potreste avere sia pre che immediatamente poco prima o poco dopo la partenza. Perché? Perché noi li abbiamo vissuti. Ognuno di Vero. noi per obiettivi e esigenze diverse in Australia c'è stato, qualcuno ha vissuto anche per anni, qualcuno si è anche sposato con cittadini australiani, insomma, abbiamo avuto la nostra esperienza, ecco. E questo credo sia, ripeto, un bel Aiuta plus, ecco. molto a poterla consigliare a voi in base alle vostre esigenze. Ottimo. Claudia, non so se non abbiamo altri dubbi, domande, io credo, ragazzi, che potremmo ringraziarvi di questa partecipazione. Claudia, che dici? Sì, non ci sono altre domande, ne verranno sicuramente dopo questo webinar. Quindi, appunto, come scritto prima, se avete domande particolari, contattate il vostro consulente, in questo caso me, Davide o Rebecca, che siamo noi tre, insomma, nel team italiano, e andiamo a riprendere diciamo, il progetto e a capire cosa sia più giusto, perché non c'è un prodotto che va bene per tutti, è un'esperienza talmente grande, quella australiana, che è diversa per ognuna delle persone che parte, quindi siamo qua anche per capire cosa è meglio fare, come organizzare. Ottimo, grazie Claudia, grazie Rebecca Grazie a voi. e grazie a voi, brava. Bene, la teniamo. Ciao ragazzi, buona serata. Ciao.